Amici, oggi assaggio per voi il panettone al pistacchio di Saletta. Arriva da Montemaggiore Belsito in provincia di Palermo. Confezione molto semplice ma elegante. È molto molto bello, è profumatissimo il panettone. Poi i pistacchi interi, cioè spezzati sopra, fanno sempre la loro bella figura. E già lo sento molto morbido, ma lo vediamo al taglio. Dentro non è farcito perché danno la crema di pistacchio, percentuale di pistacchio 40%, ed è specificato pistacchio di Sicilia. Mi hanno ulteriormente specificato che è pistacchio di Raffa Davi. In realtà nella confezione mi hanno mandato anche il pesto di pistacchio, che ovviamente non è incluso con il panettone, ma se volete lo vendono. Percentuale di pistacchio 60% e con olio extravergine d'oliva. Magari nei prossimi mesi, quando devo fare una pasta al pistacchio, lo assaggio. Andiamo al taglio. Tanto non ho fatto merenda, quindi sono affamato. Questo coso fa un profumo assurdo. Ed ecco qua la nostra fetta. Il profumo, l'ho già detto mille volte, è fortissimo. Andiamo a spalmare la crema. Allora, sia il colore che la consistenza sono molto belli. Ha questo colore un po' tendente al marroncino, quindi sarà parecchio tostato il pistacchio. Andiamo quindi a farcire la nostra fetta di panettone. Impistacchiamo per bene e vediamo com'è all'assaggio. Test morbidezza come sempre, vabbè, l'avevo già capito da intero che fosse sofficissimo, e allo schiacciamento si conferma tale. Cacchio, la crema è strabuona. Mamma mia, il pistacchio è molto intenso, parecchio tostato. Fantastica, fantastica. Tra le migliori creme al 40% che abbia assaggiato, è veramente buona. Poi l'impasto è sofficissimo. Unica cosa da segnalare, l'impasto è molto molto aromatizzato, ha una forte nota agrumata, che è quella che conferiva anche il profumo molto intenso, che quindi fa un contrasto particolare col pistacchio. Qualcuno lo amerà se ama gli impasti molto aromatizzati. A qualcuno non piacerà, quindi sappiatelo, crema spettacolare, impasto molto molto aromatico. Se vi piace l'unione, è un panettone eccezionale. Ringrazio quindi Saletta per avermelo inviato e fatto assaggiare, perché mi è piaciuto davvero tanto. Come sempre in descrizione vi lascio il link della loro pagina e del loro sito. Io vi saluto, ciao!